In Italia ed Europa hanno aperto questa mattina le celebrazioni del giorno del ricordo a Pesaro nel Salone Metaurense di Palazzo Ducale della Prefettura. Un 10 febbraio che commemora una tragica pagina troppo spesso riposta nei cassetti più nascosti della storia. La storia dell'orrore delle foibe, la storia di uno sterminio etnico post-bellico e di un esodo forzato dalle popolazioni istriane, giuliane e dalmate. Una storia di confine divenuta un caso italiano ed europeo particolarmente sentito da Pesaro, città che fu esempio di grande accoglienza e grande solidarietà grazie alla straordinaria opera di Padre Damiani. In un salone metaurense gremito di autorità civili e militari, tante testimonianze soprattutto dirette ai ragazzi delle scuole, parte integrante di queste celebrazioni. Ha parlato il prefetto Greco, il sindaco Ricci, così come il presidente del Consiglio Comunale Marco Perugini e soprattutto Maria Elena Tamino, profuga bambina all'epoca, profuga di Zara e oggi rappresentante della comunità degli esuli Giuliano Dalmati. È molto importante per noi profughi avere questa occasione di poter raccontare la nostra storia, perché questo rimargina un po' la grande ferita che per noi è stata lasciare tutta la nostra terra, tutta la casa e trovare una nuova. Siamo stati accolti qui a Pesaro e abbiamo ricostruito la nostra vita e abbiamo avuto sempre una buona accoglienza e questo ci ha reso meno pesante questa ferita grossa che abbiamo avuto. Una sofferenza grande soprattutto per i miei genitori che mi hanno portato via da Zara. Io sono nata a Zara nel 1942 e i miei genitori mi hanno portato a un anno e mezzo con la nave. Siamo venuti a Pesaro e perché era il periodo dei bombardamenti a Zara, sono stati 54 bombardamenti sulla città che hanno distrutto completamente per l'80% tutta la città e quindi è stato molto penoso per noi, però poi piano piano ci siamo ricostruiti una vita qui a Pesaro con l'aiuto e l'accoglienza dei pesaresi. Memoria del passato e presente che si impegna a tenere viva questa memoria, come il lavoro dello studioso Pierluigi Cuccitto che sta ripercorrendo in una sua opera il lavoro di accoglienza di Padre Damiani e poi il lavoro commissionato dalla Presidenza del Consiglio Comunale alla Società Pesarese di Studi Storici. Qui a Pesaro c'è stata una grande opera di Padre Damiani che ha raccolto centinaia di ragazzi profughi dalle terre dell'altro lato dell'Adriatico. Si sapeva di questa cosa, stiamo cercando di studiare e capire esattamente cosa è stato, quante persone, con quali aiuti, eccetera. Sottolineo un aspetto che non conoscevo, molto interessante. A Pesaro c'è stata un'accoglienza particolarmente calorosa nei confronti di queste persone. Sottolineo particolarmente perché qui c'era una giunta fortemente orientata a sinistra, questa cosa non avrebbe nessun senso oggi, ma negli anni dell'immediato dopoguerra i profughi furono visti un po' malamente da certi partiti di sinistra, qui a Pesaro non è successo.